Noi da Trieste abbiamo incrociato questo lavoro di ricerca sul nord quando ci è stato chiesto dal gruppo di ricerca, più o meno riferimenti Milano, Torino, insomma le regioni del nord, di partecipare a questo progetto. Abbiamo detto va bene, diteci che cosa vi serve e noi vi mandiamo i materiali, perché per quanto riguarda la Federazione di Trieste abbiamo raccolto dal 2000 ad oggi abbastanza cose. Però mi riallaccio a quello che diceva adesso Rieser, cosa ci troviamo di fronte? Ci troviamo di fronte al fatto che questi lavori di inchiesta vengono prodotti, vengono fatti, non vengono utilizzati, producono anche delle lotte, conflitto sociale in alcuni casi, anche interessanti, ma sembrano un lavoro di specialisti. E poi abbiamo anche sentito, proprio negli interventi di oggi, che c'è anche una differenza di linguaggio, nel senso che questi che fanno l'inchiesta usano un po' anche dei riferimenti, dei termini che non sono proprio propri delle discussioni o delle non discussioni che siamo abituati a sentire nel partito, nelle federazioni. Quindi abbiamo pensato di fare una proposta per rendere utilizzabile da subito il lavoro d'inchiesta, cioè solitamente il lavoro d'inchiesta o sviluppa delle lotte sul territorio e quindi poi se ne occupa la questione del conflitto, nasce la lotta e si lavora e questo è, si va alla verifica degli obiettivi raggiunti o meno, eccetera, oppure questi lavori più a lungo termine che vanno a seguire e devono prendere spunto appunto da comportamenti operai, dei lavoratori, eccetera, svariati, da indicazioni che poi vanno lette e riportate nelle nostre discussioni, nelle nostre analisi, nelle nostre proposte politiche, eccetera. Queste cose hanno bisogno del loro tempo, qualche volta finiscono in un cassetto, qualche altra volta ancora meglio e per fortuna finiscono in qualche libro, e poi c'è una difficoltà di utilizzarle perché sono all'interno di questo. Allora noi abbiamo detto c'è questa possibilità di lavorare tramite internet, tramite l'informatica, abbiamo visto venire fuori blog, venire fuori siti, venire fuori punti di discussione, abbiamo detto vediamo di andare ad indagare questo aspetto della faccenda per vedere se è possibile non aspettare i tempi necessari perché venga prodotto un testo, un qualcosa, ma di rendere utilizzabile, come si dice oggi, in tempo reale il lavoro di inchiesta e renderlo utilizzabile anche da altri per poter far circolare le indicazioni e le possibilità di interagire. Allora siamo partiti da un nostro lavoro fatto sul porto di Trieste e siamo andati a fare partiamo da questa esperienza per illustrare dopo il resto del sito, vado velocemente e in tranquillità. Siamo partiti da questa esperienza per cui per costruire una posizione comune, condivisa o almeno un ambito di discussione ragionevole, siamo andati a mappare l'applicazione della 8494, che è la legge volgarmente conosciuta come la privatizzazione dei porti. Siamo andati a mappare i principali porti italiani, non li abbiamo scelti noi, esiste una lista nazionale, sedi di autorità portuale, quelli in blu sono quelli che abbiamo contattato, abbiamo fatto delle schede, quelli in gialli non siamo riusciti ancora a finire le schede o a contattare. In questo caso cosa abbiamo fatto? Per ogni porto abbiamo costruito una scheda comune uniforme dalla quale qualsiasi gruppo di portuali o di compagni interessati accede al lavoro e si va a vedere la scheda e capisce, sono appunto volumi di traffici, composizione, numero dei dipendenti, esistenza o meno di assemblee, le organizzazioni sindacali presenti, l'applicazione degli articoli 16, 17 e 18 che è una cosa interessante per i lavoratori portuali che sanno di organizzazione del lavoro portuale. Insomma, c'è la possibilità di saltare
quando si va a una riunione di portuali, almeno tutta la prima parte nella quale ognuno racconta la sua storia, perché la sua storia è conosciuta, perché esistono queste schede e sono a disposizione e si possono fare anche dei raffronti. Da questa esperienza, da questa mappatura dei porti, ovviamente sono nati dei contatti, sono nate delle... è nata una rete di collegamento tra i portuali che nelle occasioni appunto non allegre degli infortuni sul lavoro, eccetera, ha aiutato la circolazione, per esempio, dei vari protocolli sulla sicurezza e di altri obiettivi e di altre proposte. Partendo da questa esperienza, che a nostro avviso è stata interessante e utile, abbiamo pensato di andare a costruire, a mo' di esempio intanto, questo primo sito di sguardo sul nord, dove mettere al suo interno, diciamo, le conoscenze attuali, quello che adesso abbiamo in mano, e immaginare che vari gruppi del nord Italia, e poi il lavoro si può allargare appunto a seconda dei confini che serviranno, si possano mettere in rete inserendo dei dati, avendo in cambio la possibilità di accedere ai dati degli altri e di andare a vedere e capire un po' i ragionamenti che vengono fatti. Trovo per esempio che la scheda e il lavoro fatto da Socialismo XXI sulla Lombardia è un lavoro assolutamente encomiabile e ha, come dire, già nella sua, diciamo, impostazione ha evidenziato tutta una serie di problemi che Matteo non ha avuto difficoltà, anche perché è bravo, a ricondurre a una situazione analoga del Friuli Venezia Giulia. Quindi esiste la possibilità, e il gruppo ricerca sul nord aveva già preparato una scheda guida che vada a aiutare i compagni nella compilazione e nel capire di che cosa si parla e che cosa più o meno viene richiesto. E quindi c'è questa scheda dove vengono indicate alcune cose, alcune richieste, poi c'è il metodo appunto dell'intervista, della conricerca al limite del questionario, meglio le interviste mirate, per andare a indagare, investigare, a fare conricerca sui vari temi. E avete sentito all'inizio della relazione di Matteo parlare delle piattaforme territoriali, parlare delle piattaforme produttive e la classificazione proposta da Aldo Bonomi. Aldo Bonomi nel 96-97 ha fatto uscire questo libro che si chiama Il capitalismo molecolare, dove ipotizza l'esistenza di 7 nord, di 7 capitalismi del nord. Ora, chiedendo a Aldo Bonomi il permesso, eccetera, abbiamo cercato di utilizzare questo suo lavoro di 10-12 anni fa per non presentarci con un foglio bianco, perché se uno si presenta col foglio bianco, il foglio bianco crea sempre dei problemi e ognuno si sente solo al mondo e deve compilare la sua scheda, non sa dove prendere i ragionamenti, ma è più facile partire criticando magari il lavoro di un altro, magari dicendo se è vero o non è vero, eccetera. Quindi abbiamo chiesto il permesso, a 10 anni di distanza dalla pubblicazione, di costruire una mappa del territorio dove uno può vedere illustrati graficamente questi 7 nord. Le mappe sono quelle di Google Map e le avete viste all'inizio. Forse le vedremo ancora. Sì. Hanno la caratteristica appunto di essere interattive e se noi cominciamo a andare a vedere i 7 nord che...